Vegliare, invece, siamo usati linguaggio e sequenziale, la possibilità di costruire frasi, storie, filosofie, eccetera, ci dà soltanto un po', ci dà con un sistema che probabilmente è stato inventato nel momento stesso della impartita dell'uomo dal corpo del mondo animale. Siamo diventati uomini. Penso mezzo milione di anni fa, perché il volume del cervello, delle scimmie, cresce molto lentamente fino a un certo punto. Poi, mezzo milione di anni fa, improvvisamente cresce molto di più, fino ad arrivare al nostro cuore, al nostro cervello. Cosa è successo? È successo che le nostre scimmie hanno inventato il linguaggio, così il loro ambiente è diventato straordinariamente più ricco, perché non è più solo quello che generalmente ti circonda, ma anche quello che ti racconta. Uno potrebbe ricostruire magari, non so, le condizioni di certi branchi di scimmie in Africa, magari in un momento dove mancavano le risorse, dove quindi gruppi di scimmie cominciavano a combattere uno con l'altro. Questa situazione potrebbe essere estremamente importante, perché un gruppo riesce a comunicare con dei segnali segreti, parole, non capiscono in questa tribù e non gli altri. Tutti i linguaggi sono gli amici, come tutte le definizioni, eccetto le matematiche, che poi non servono a niente. Che riguardo a questo mondo sono sempre ricercati, perché il mondo non è fatto solo di formule matematiche, ma anche di casualità male compresa. Il cervello è l'immagine del mondo in vari modi, nel modo più fondamentale è immagine dello spazio a cui ci troviamo. Infatti lo spazio visivo, per esempio, si proietta direttamente sul cervello, per cui in una certa parte del cervello vari punti corrispondono a punti del campo visivo esterno, per cui il cervello contiene quasi fotografie dell'ambiente. Lo stesso vale anche per il mondo acustico, anche di posizioni diverse che noi riusciamo a distinguere, sono proiettati in punti diversi del cervello. Nella fisica non si trova né una sostanza, né una forza, né un campo elettrico, né niente di questo che corrisponda alla coscienza. Allora la coscienza bisogna studiare in un altro modo, è un particolare della funzione del cervello, così gli stati funzionali del cervello rappresentati dall'attività di migliaia di neuroni cambiano momento all'altro. Volendo, ogni costellazione di attività di neuroni del cervello è un pensiero oppure un'immagine, diciamo così. Si sa che queste costellazioni di neuroni richiamano altre costellazioni ed altre ancora ed altre ancora. Questo susseguirsi di immagini, secondo le leggi che molto stiamo conosciamo, pensare a come arrivare a un certo punto significa richiamare le successioni di immagini del cervello. Quando certe cose succedono molto spesso, il cervello cambia, già sa che succederanno, incorpora queste nozioni, per cui magari queste cose, queste immagini interne, succedono anche quando nel mondo esterno non succede niente. Questo si chiama pensiero. Linguaggio dal punto di vista del cervello è un appendice allo strumento del pensiero, mediante il linguaggio si crea uno strumento che mette e congiunge la mia macchina del pensiero con quella di altri tramite un canale fonetico, ma il pensiero è primario, il linguaggio lo fa per rispecchiare le leggi del pensiero. Il linguaggio è sequenziale, la possibilità di costruire le lingue.
Grazie a tutti.